Allora, caro Federico, ora siamo pronti per un nuovo appuntamento con Spettacolo e Cultura. Ci andremo ad ascoltare un prezioso contributo, ma prima di farlo voglio che tu ci spieghi perché ci stiamo per ascoltare questo contributo. Allora, io per la rubrica spettacolo e cultura mi è piaciuto che fosse messo in onda uno sketch di Paolo Panelli, che molti conoscono. È stato un grande comico del periodo, diciamo, avanti gli anni 60. Paolo Panelli era un grande attore romanesco, come si dire, diciamo, dello stesso stile di Aldo Fabrizi, che diciamo, era molto televisivo, nel senso che aveva molto successo nei programmi che all'epoca andavano su Rai 1, nei primi programmi che venivano di Bice Valore, una grande attrice che insieme a Valeria Valeri ha fatto dei grandi scoop, cioè dei grandi sketch, monologhi della signorina che faceva, della centralinista, e oggigiorno poi ancora con la Marchesinia si sono emersi. Però io dico di ascoltare e poi commentiamo questo pezzo che narra la storia di un tassinaro. Vediamo come va a finire. Perfetto, alla grande, e prima di dare il contributo, chiaramente c'è l'annesso jingle. Spettacolo e cultura, la rubrica d'approfondimento a cura di Federico Mancini. Mi porti subito a via Piccolomini. Via Piccolomini, mi faccia pensare. Scusi, cosa c'è da pensare? Leva dritto, volta a destra, poi volta a sinistra, va ancora dritto, siamo subito arrivati. Beh, appunto, che mi fa fare tre scatti? Tre scatti? Mi faccia fare perlomeno un 14 scatti. 14 scatti, oggi come oggi, mi fanno fare a porci e cani, e dunque mi faccia fare pure a me, no? Guardi che io ho preso il taxi perché avevo fretta, altrimenti avrei preso l'autobus. Cosa vuole? Beh, appunto, mi faccia fare perlomeno 14 scatti. E perché 14 scatti? E quanti se no tutto il E tassametro? perché tutto il E quanti se tassametro? no? Due E scatti? perché tu scatti? E quanti se no tutto il cucuzzaro? Ma che cosa mi fa dire? Cosa sono questi scatti? Per tassametro, signor, io ho detto, per via Piccolomini, so tre scatti, non mi conviene. Guardi che adesso scatto io, eh? Mi porti subito a via Piccolomini! Alte, guardi che io con tutta la mia buona volontà, proprio se insiste, al massimo la posso portare a Garbatella. 125 scatti, più ICE, più benzina e usura gomme. Beh, creda, famo un affare tutte e due. Lei si ritrova alla Garbatella, che è, se vogliamo, uno dei quartieri più caratteristici di Roma, e io ci ho rimediato a 10.000. Basta! Non mi faccia perdere la pazienza! Non si preoccupi che la ritroviamo nel tassi, non si è mai perso niente, si è sempre ritrovato uno. E ringrazi Dio che a questo parcheggio c'è solo lei, vero? Per forza! Che me la mette dove c'è la concorrenza? Se guardi in giro, qui non si trova un taxi nel raggio dei 2 chilometri. Insomma, mi vuole portare a via Piccolomini, oppure no? Mi pare di capire che lei alla Garbatella non ci si ritroverebbe. Ma è possibile che non ci conosce nessuno? Ci pensi bene, faccia mente locale, si sforzi. Possibile che non c'ha una zia alla Garbatella? Una vacca, la Garbatella, la zia, ce l'avevo tutti. Eh già, ma invece io voglio andare a via Piccolomini. Questo mi pare di averlo già intuito. Vabbè, sai che facciamo? Lei è una brava persona, la porto ai Parioli, 40 scatti, più ICE, più benzina e usura gomme. Ma perché? Perché? Ma come perché? Perché ai Parioli c'è gente fine, elegante, gran belle case, gran bel quartiere, e poi non lo so, quando porta la gente ai Parioli sarà l'atmosfera elegante, mi sganciano sempre una mancia più grossa. Perché? Perché proprio a me? Allora è decisa, invece che so, gli interesserebbe Frascati 180 scatti più ICE, più benzina o sulla gomma? No! Io voglio andare a via Piccolomini! O sa che adesso mi ha messo pure paura? Mo' sta a diventare pure monotono e manco divertente, mi scusi. Basta, ho capito, lei è una migragnosa, però si deve compenetrare pure nella mia situazione. Io tre scatti, oggi come oggi, con la svalutazione della sterlina, non li posso fare! Sai che facciamo? La porta a Viale del Policlinico. Bello, grande, alberato. Al Viale del Policlinico 280, contenta? Voglio l'attacco di venire l'attacco, voglio l'attacco, vabbè, voglio vabbè, se il Viale del Policlinico 280 è lontano, famo che la porta a Viale del Policlinico 180, proprio perché lei. Ma che cosa ci vuole fare al numero 180? Oh, se vuole per me la porto pure al 170. E che cosa ci vuole fare al numero 170? Perché io lo devo io, lo deve sapere lei, è lei che sta a piar taxi.
Ma se ci dovevamo pure mettere a dare l'idea ai clienti, se gli dovevamo suggerire quello che devono fare per andare in giro per Roma, stavo freschi, andavo Monti a... Calamotta fuori critica. No! Io voglio andare a via Piccolomini! Ammazza che tigna, oh! Me creda, è meglio che la porta al policlinico, vedi la retta. Io c'ho lo so che poi se si trova bene mi ringrazio. Esigo che lei mi porti immediatamente a via Piccolomini. Esigo che lei mi porti immediatamente a via Piccolomini. Esigo che lei mi porti immediatamente a via Piccolomini. Mamma mia, sei incantata. Esigo che lei mi porti immediatamente a via Piccolomini. Voglio una botta. Esigo che lei mi porti immediatamente. Sei ripresa? Meglio un mascalzone, sa? Meglio la denuncia! Io la denuncio al sindacato dei passeggeri! Oddio, mi sento male! Oddio, il cuore! Oddio, mi sento male! Oddio, il policlinico! Presto! Meglio che questo a vita mezz'ora! O vedi che c'ho sempre ragione io! Al policlinico! Presto! Oddio il cuore! E che io so buono e caro, sai che quasi quasi mi verrebbe voglia di portarla a via Piccolomini. No, scherzavo, signore, non se preoccupi, scherzavo, è bella che è svenuta. Via tranquilla che la porta al policlinico. Al policlinico dei Frascati, 180 scatti, senza igela, mora ammazzata. Più benzina e usura gomma, 50-50, me dà per uno, va, proprio perché sono santo.